Signor Sindaco, una serie di interventi che dovrete fare entro la fine dell'anno. Sì, questo volevo ringraziare la Regione, l'ANCI, perché ci ha dato la possibilità comunque di arrivare e di ottenere questi 800.000 euro che sono svincolati dal patto di stabilità. È un passo importante per l'amministrazione, abbiamo deciso insieme a tutta l'amministrazione, i capigruppo, i vari istruttori coinvolti, di investirli soprattutto legati alla periferia. Su questo partiranno a breve interventi legati all'illuminazione di Verezzo, a riportare l'acqua finalmente al Suseneo Superiore, dove ci sono diverse famiglie che l'aspettano da tanti anni, a fare interventi anche legati, voglio dire, alla urbano, ai giochini per i bambini di Poggio, al discorso legato ancora alle scuole, perché non abbiamo ancora terminato questo discorso, ci sono ancora interventi importanti da fare. Dunque abbiamo cercato a pioggia di destinare risorse soprattutto legato all'aspetto periferico. Definito quindi il piano di interventi che verrà realizzato a seguito dello sblocco del patto di stabilità. Sono 800.000 euro suddivisi nei vari capitoli. Nei vari interventi, come dicevo, sono circa 140.000 euro che destineremo nuovamente alle scuole, e circa 120.000 euro legato all'arredo urbano, dove parliamo di giochi per i bambini, panchine e quant'altro, soprattutto sull'aspetto periferico delle frazioni, e all'automatizzazione dei cancelli, dei parchi urbani, sono circa 29.000 euro, anche questo è un aspetto importante, cioè voglio dire di creare, non avere più persone che aprono e chiudono, ma fare una cosa automatizzata che ci consente anche a lungo termine di risparmiare. Poi legato soprattutto all'aspetto dei lavori pubblici, parliamo del discorso, come dicevo, dell'acqua, dell'illuminazione, interventi di asfalto, con partecipazione con privati anche per fare altri interventi di messa in sicurezza. Ecco, ci sono tantissime cose per poi arrivare alla nostra polizia municipale, dove destiniamo circa 40.000 euro per il discorso legato ai mezzi. È vostra intenzione allargarvi ad altre opere? Beh, allargarmi, questo qua ormai sono destinati, sì, sicuramente queste cifre non coprono tutte le necessità di questo territorio, ma sicuramente è un messaggio importante che vogliamo dare a pioggia, facendo degli interventi, voglio dire, laddove in questo momento secondo me c'era più bisogno. C'è ancora tanto da fare, ma restano i problemi legati all'inchiesta Stakhanov? Cioè noi, da quando c'è stata l'inchiesta, dopo i licenziamenti di circa 32 dipendenti comunali, a oggi abbiamo assunto 2 persone. Siamo in una situazione complicatissima, queste opere, portarle avanti sicuramente, cioè, ci vuole lavoro e l'importante contributo dei nostri dipendenti, e su questo veramente voglio ricordare che veramente senza di loro non sarebbe possibile fare tutto questo, però allo stesso tempo noi siamo in una situazione anche assurda, perché da una parte applichiamo le leggi, dall'altra però poi non possiamo assumere nei tempi che ci servirebbero le persone con le qualifiche che per portare avanti gli appalti e tutto il resto. Nemmeno con la mobilità? La mobilità lo possiamo fare, ma al momento è molto complesso assumere tramite la mobilità. Al momento noi abbiamo trovato 4 persone disponibili, 2 sono già entrate, altre 2 dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, però non ci sono altri, tramite altri canali non siamo riusciti a fare. Adesso ci partiranno adesso dei bandi comunque, che anche su questo avranno dei tempi alquanto importanti. C'è stato qualcuno che si è offerto di lavorare gratis? Sì, c'è persone che collaborano, che hanno chiesto di collaborare, diverse, ma il problema è che oggi le norme non ci consentono questo tipo di collaborazione. La giornata di oggi ha anche un significato politico, è così? Sì, oggi, esatto, oggi sì, mi fa giusto rimarcare, un significato politico, rappresenta gran parte dell'amministrazione, e su questo ho voluto ringraziare veramente tutti quanti, dal Vice Sindaco, il Presidente del Consiglio, ma al di là dei ruoli, tutta questa amministrazione, no, che ogni giorno lavora, che ce la stiamo impegnando insieme ai nostri uffici, cerchiamo veramente di dare delle risposte alla città e lo facciamo veramente col cuore. Ecco, questo è veramente, avevo piacere veramente a dire un grazie, visto che siamo quasi a metà mandato.